Benvenuto su Italiando Storie, il podcast di storytelling in lingua italiana per arricchire il tuo italiano e la tua mente. Sono Silvia e sono qui per raccontarvi delle storie attraverso le quali far crescere il vostro italiano. Qui si parla di tutto, di racconti, di storie personali, di cultura, di attualità e molto altro. Trovate il testo di questo episodio e degli esercizi di lessico al sito www.italiandolearnitalianwithsilvia.com. Oggi ho deciso di fare un esperimento e provare qualcosa di nuovo. Solitamente sono io a scrivere le storie del podcast. Oggi, invece, ho deciso di far fare il lavoro a qualcun altro. Qualcuno che tutti ormai conoscono bene, qualcuno che molti temono, l'intelligenza artificiale. Ebbene sì, ho chiesto a ChatGPT di scrivere una storia per me. Ecco cosa le ho chiesto di fare. Ciao, potresti scrivere una storia horror utilizzando l'indicativo presente semplice con protagonista una ragazza di 32 anni, italiana, di nome Consuelo, che vive a Venezia ed ha un bassotto di nome Napoleone? Prima di andare alla storia, però, è importante fare una premessa. La storia di oggi è appunto ambientata a Venezia, una delle città più conosciute non solo in Italia, ma nel mondo. Cos'ha di così particolare questa città? È la cosiddetta città sull'acqua. Venezia, infatti, è stata costruita su più di 100 isole che si trovano all'interno di una laguna nel Mar Adriatico. Ricordo che un giorno, mentre ero in treno per andare a Venezia, un turista mi chiese dove poter prendere un taxi una volta arrivati in stazione. Gli dissi che i taxi a Venezia esistono, sì, ma sono quelli d'acqua, sono delle barche, non delle macchine. Ricordo lo sguardo scioccato del turista che si rese conto in quel momento che a Venezia non si gira in macchina. Le strade della città dove muoversi con dei veicoli non sono vere e proprie strade, ma sono i canali d'acqua, e le strade dove muoversi a piedi all'interno della città si chiamano calli. C'è solo una strada che viene chiamata strada ed è Strada Nuova. Scusate, mi sono dilungata su Venezia, mi capita spesso. Prima di raccontarvi la storia di oggi, però, vediamo assieme alcune delle parole chiave dell'episodio di oggi. Se volete ascoltare direttamente la storia, andate avanti di qualche minuto. La prima parola è comportarsi. Comportarsi. Da piccola, quando mi comportavo male e facevo quindi qualcosa di sbagliato, i miei genitori mi sgridavano arrabbiati. Comportarsi significa agire, avere un determinato atteggiamento. Ad esempio, il mio cane oggi si comporta in modo strano. Di solito è molto attivo e vivace, mentre oggi è pigro e triste. Forse è ammalato. La seconda parola è brivido. Brivido. I brividi sul nostro corpo possono essere causati da diverse emozioni o sensazioni. Se fa freddo ti possono venire i brividi sulla pelle. I nostri muscoli, infatti, si contraggono per produrre calore. Esistono anche i brividi di paura. Se qualcosa ci spaventa, o i brividi di quando qualcosa ci emoziona in particolar modo. La terza parola è muffa. Muffa. Vi è mai capitato di aprire il frigo e vedere che sopra le fragole che avete comprato una settimana prima si è creato uno strato di peluria biancastra o verdognola che ha un odore acre? Ecco, quella è la muffa. Mi raccomando, non mangiate alimenti con la muffa. La quarta parola è scricchiolante. Scricchiolante. Spesso i vecchi pavimenti in legno emettono un suono particolare quando ci camminiamo sopra. Un rumore secco, leggero e crepitante. Ecco, di solito i materiali rigidi, duri o secchi sono scricchiolanti. La quinta parola è specchio. Specchio. Credo che ognuno di noi abbia almeno uno specchio in casa. È molto utile per osservare la nostra faccia al mattino appena svegliati e di conseguenza sistemarci. Lo specchio è un oggetto con una lastra di vetro che riflette l'immagine della persona o dell'oggetto che si mette di fronte. Vi dice qualcosa, specchio servo delle mie brame? Chi è la più bella del reame? Sapete dirmi chi dice questa famosa frase? La sesta parola è sussurro. Sussurro. Se sto sussurrando, la mia voce è appena percettibile, si sente poco. Il sussurro, infatti, è una voce o un suono leggero, continuo, indistinto. La settima parola è fissare. Fissare. In questo caso ci riferiamo al verbo fissare con il significato di guardare, osservare intensamente qualcosa o qualcuno. L'ottava e ultima parola è tocco. Tocco. Nella storia di oggi la parola tocco è in relazione al verbo toccare. Il tocco è infatti l'atto di toccare con la mano qualcosa. Ecco due esempi di utilizzo di questa parola in contesto. 1. Posso aprire una porta socchiusa con un solo tocco. 2. Il solo tocco della sua mano mi ha fatto emozionare. Bene, queste erano le parole chiave. Ora mettetevi comodi e preparatevi ad ascoltare la storia di oggi. Una storia horror scritta da ChatGPT. Consuelo ha 32 anni e vive a Venezia, in un piccolo appartamento affacciato su un canale. Ogni mattina si sveglia con il suono dell'acqua che lambisce le fondamenta della città. Un suono che trova rilassante e confortante. Napoleone, il suo bassotto, la guarda con occhi pieni di aspettativa, mentre lei si alza dal letto. È una routine che ripetono ogni giorno. Colazione, passeggiata per le calli e una pausa al caffè preferito di Consuelo. Un giorno, però, qualcosa cambia. Durante la passeggiata mattutina, Napoleone inizia a comportarsi in modo strano. Tira il guinzaglio con forza, insistendo per andare verso una direzione diversa dal solito. Consuelo, sorpresa, decide di seguirlo, curiosa di capire cosa lo abbia attratto tanto. Arrivano in una parte della città che Consuelo non ha mai esplorato prima. È una zona più antica, con palazzi decadenti e strade strette e tortuose. Napoleone si ferma davanti a una vecchia porta di legno, che sembra essere stata chiusa per decenni. Con un ringhio sommesso, il bassotto fissa la porta e Consuelo sente un brivido lungo la schiena. Nonostante l'inquietudine, Consuelo si avvicina e nota un antico simbolo inciso sul legno, un simbolo che non riconosce. Decide di tornare a casa, ma quella notte non riesce a dormire. Ogni volta che chiude gli occhi, vede la porta e il simbolo. Napoleone, di solito tranquillo, abbaia incessantemente guardando fuori dalla finestra. Nei giorni successivi, Consuelo non può fare a meno di tornare davanti a quella porta. Ogni volta che ci va, la sente più vicina, come se qualcosa la chiamasse dall'interno. Un giorno decide di entrare. La porta, sorprendentemente, si apre con un leggero tocco. La casa è buia, l'aria all'interno è stantia e impregnata di un odore di muffa. Le pareti sono ricoperte di antichi ritratti che sembrano seguire ogni suo movimento con occhi spenti e giudicanti. Cammina avanti chiamando timidamente. C'è qualcuno? Solo il silenzio le risponde. Decide di salire le scale scricchiolanti, spinta da una curiosità inspiegabile. Trova una stanza buia, piena di polvere e ragnatele. Al centro una grande cassa di legno. Con il cuore che batte forte, Consuelo si avvicina e apre la cassa. Dentro trova vecchi libri e oggetti strani, ma quello che la colpisce di più è uno specchio antico con una cornice dorata e intarsiata. Quando si guarda nello specchio, vede non solo il suo riflesso, ma anche un'altra figura dietro di lei. Si gira di scatto, ma non c'è nessuno. Il cuore le batte all'impazzata. Torna a guardare lo specchio e la figura è ancora lì, più vicina questa volta. È una donna, vestita con abiti antichi, che la fissa con occhi vuoti. Consuelo sente una presenza fredda alle sue spalle. Napoleone abbaia furiosamente, ma il suono sembra lontano, ovattato. La donna nello specchio alza una mano e Consuelo sente un tocco gelido sulla sua spalla. Cerca di muoversi e di scappare, ma è come se i suoi piedi fossero incollati al pavimento. Un sussurro riempie la stanza, un suono antico e inquietante che Consuelo non capisce. Inizia a sentire sussurri, voci che sembrano provenire dalle pareti stesse. Riconosce il suo nome, sussurrato con una tonalità fredda e inquietante. Consuelo! Consuelo! La figura nello specchio inizia a sorridere, un sorriso distorto e malefico. Senza pensarci due volte, Consuelo afferra Napoleone e corre verso l'uscita, ma le scale sembrano allungarsi davanti a lei. La porta è lontana, come se la casa stessa cercasse di trattenerla. Con un ultimo sforzo disperato, riesce a raggiungere il portone e a uscire nella notte fredda. Il silenzio della calle le sembra ora rassicurante. Si gira a guardare la casa e vede la figura scura alla finestra che la osserva ancora, con occhi che brillano di una luce malevola. Napoleone la lecca, cercando di calmarla, ma il terrore non la lascia. Improvvisamente tutto diventa buio. Consuelo si sveglia nel suo letto, sudata e tremante. Napoleone è accanto a lei, che la guarda con preoccupazione. Consuelo si alza e va alla finestra, sperando di trovare conforto nella vista familiare di Venezia. Ma il simbolo sulla porta e la donna nello specchio rimangono impressi nella sua mente, come un'ombra che non può scrollarsi di dosso. Da quel giorno Consuelo evita quella parte della città, ma ogni notte sente il richiamo della porta, un richiamo che diventa sempre più forte. Sa che un giorno dovrà tornare, affrontare la presenza che ha trovato. E mentre Napoleone le si stringe vicino, capisce che la sua vita a Venezia non sarà mai più la stessa. Fine. Vi ha spaventato almeno un pochino ino questa storia? Se non vi ha spaventato, posso dare la colpa a ChatGPT. Bene, per oggi è tutto. Se volete che tratti uno specifico argomento, scrivetemi a italiando.learnitalian@gmail.com e proponete il tema che più vi interessa. Farò il possibile per accontentarvi. Vi auguro una buonissima giornata. Ci sentiamo al prossimo episodio di Italiando Storie. Ciao!